Avete mai avuto quella sensazione di essere osservati? Sì, non importa dove siate e cosa state facendo, ma c'è qualcosa nell'aria, qualcosa che non torna. Quella costante sensazione di pericolo che non ti lascia mai. Ciao ragazzi, il Gabby e benvenuti su The Closing Shift, che ci metterà nei panni di un commesso che dovrà fare del normalissimo caffè. Buongiornissimo caffè. Prima di iniziare però volevo parlarvi di un altro gioco che mi sta piacendo molto ultimamente, chiamato Genshin Impact. Un fantastico gioco di avventura open world in stile anime con i personaggi più carini del mondo. Disponibile per PC, PlayStation e gira addirittura benissimo nel tuo smartphone. Ha vinto il premio del 2021 dei Game Awards come miglior gioco mobile. Questo gioco ci catapulterà nel mondo di Teyvat, dove dovremo cercare risposte dai sette dei di ognuno dei sette elementi, che sono Crio, Dendro, Pyro, Idro, Anemo, Electro e Geo. Una volta iniziata l'avventura possiamo andare in giro ad esplorare luoghi bellissimi con una vista mozzafiato, unire le forze con una vasta gamma di personaggi e affrontare epici combattimenti armati di spade e di magie. Poi un'altra cosa fantastica di Genshin è che c'è la funzionalità Serenity Pot, dove puoi andare a costruire il tuo posto preferito. Ci sono un sacco di strutture diverse, tipi di mobili, alberi, rocce e stili di case. Puoi anche decorarla e persino invitare i tuoi amici a dimostrare la tua opera d'arte. Con il nuovo aggiornamento 2.6 Zephyr of the Violet Garden abbiamo un sacco di novità. È disponibile un nuovo personaggio idro a 5 stelle chiamato Kamisato Hayato. È un personaggio gentile e colto, il leader del clan Kamisato. Potrebbe essere utile averlo per andare a scoprire i segreti della nuova zona di scavi chiamata The Chasm. Un attimo che sto andando a prendere la nuova arma Haran Gepaku Futuzu appena giunta per distruggere tutto. Puoi scoprire queste e tutte le altre novità cliccando il link in descrizione oppure scansionando qui a schermo il codice QR con il tuo smartphone. Ricordati inoltre di utilizzare il mio codice promozionale per ottenere dei vantaggi esclusivi nel gioco. Io vi ringrazio e non vedo l'ora di vedervi su Genshin Impact. Oh no! Farò tardi al lavoro! Devo andare in macchina! Ok, l'inconfondibile stile di chill art. Ne abbiamo visti di giochi di chill art. Che cavolo. Oh! Purtroppo. Vabbè, controlliamo nell'armadio. Dobbiamo metterci qualcosa? No, andiamo praticamente nudi al lavoro noi. Pissatina tattica. Lo scarico andava scaricato. Adesso posso andare. È una casa di quelle giapponesi, no? Che sono praticamente delle scatole. Ed è una casa piccolissima e io non trovo l'uscita. È questa? Sì. Ok, siamo in una città. Vabbè, mi sento un po' spesato. Non lo so, scendiamo le scale. Devo andare a lavoro adesso praticamente. È il mio primo giorno di lavoro, credo. Sentite anche voi? Da dove viene? Quando vado su? Niente. Quando vado giù? Quando vado su? Quando vado giù? Ah! Ok, dai. Sarà sicuramente uno dei miei vicini con... Ah, era un telefono, ecco, sembrava una suoneria. Bene, prendiamo... È un telefono. Così. Signor! Signor, ha perso il telefono? Guardate poi quanto bello è l'ambiente. Cioè, da 1 a 10, 10 su 10 IGN. Devo andare in macchina, giusto? Aspetta! Che ci fai? Era là al buio, non ti avevo visto. Che cavolo vuoi? C'è una persona che cerca qualcosa. Forse cerca il telefono. Mi scusi? Cosa sta succedendo? Dove guarda? È Smeagol! È Smeagol! Guarda con che occhi! Ehi! Stai cercando qualcosa? Ho trovato questo. Dammelo! Guarda con che occhi. Questo è scappato dal manicomio. 9 su 10, ragazzi. Tu prova ad avvicinarti, guarda che ti investo. Guarda, io non ho paura di investirti con la mia macchina se rompi. Meglio che andiamo a lavoro e dimentichiamoci. Poi gli ho trovato il telefono e mi tratta così. Veramente strano. Comunque sono arrivato al Criceto Bucks Caffè. Sto controllando il secondo schermo se sta registrando. Giorno di lavoro. Sono... Wow, non c'è nessuno?
Beh, giustamente non ho ancora aperto il locale, quindi ovviamente non ci sono clienti. Non è che siamo già falliti, perché con Gabby che fa il caffè potrebbe succedere che falliamo. Allora, possiamo entrare, devo mettere via... Ah, devo parlare con il senpai! Signor senpai! Anche qua la crisi Covid, siamo in piena pandemia. Tra l'altro con quale collo? Mi sta diventando Maurizio Costanzo, lei sta perdendo il collo. Mi scusi, sono in ritardo. Stai attenta, la prossima volta chiamerò il manager. Non il manager! Mi dispiace molto, starò più attenta. Stare attenta non è abbastanza. Dimmi che non sarai più in ritardo. Lo capisci? Non dovrai più ritardare, hai capito? Sì signore, non ritarderò mai più, lo giuro sul mio onore, sulla mia vita, sui miei parenti, sul mio cricetto. Se hai casini con gli ordini, mi raccomando, guarda i tutorial. Ok, guarderò. Non uccidermi, ti prego, non uccidermi, ho famiglia. Vabbè, lascia il telefonino, bla 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 bla. Sì signore, sì. E sti capi, mamma mia. Oh ragazzi, il senpai era un fantasma. Vabbè, ho messo via il telefono. C'ho di nuovo questo cricetino. Non avevo visto uno uguale in casa. A cosa servirà? È la mascotte del locale. Chiudiamo qua, probabilmente è uscito dal retro. Infatti ho visto un'auto andare. Ok. Ah, il tutorial. Come creare i cappuccini. Dobbiamo impararci questa roba. Cioccolato, cilpuccino, mantravina, pizzeria, mandolino, white moccia. Dov'è finita la mia metà italiana quando voglio fare un caffè? Perché viene sempre fuori la mia metà tedesca quando devo far caffè? Ditemelo voi, non mi sarà per niente utile. Memorizza. Ho capito, non c'è verso che mi imparerò tutto quest'oggi, andiamo a caso. Salve, signor Fukushima. Lei è qui. Non mi aspettavo di vederla così presto. Mi dica. Ah, hai detto che questo posto si chiama Chilla Coffee? Non sono mai stato in uno di questi posti di lusso prima. Non mi piace questo posto, c'è qualcosa di strano qui. Però mia figlia lo ama. E quindi ora mi trovo qui. Vabbè. Fammi il drink che vuoi. Ah, ne voglio due. Vuole un latte o un caffè? Oh, va bene qualsiasi cosa, voglio andarmene via in fretta, non mi piace questo posto. Voglio dire, comunque, come mai i prezzi sono così alti in un posto del genere? Ma che scorbutico strano tizio. Mi sembra un posto bellissimo. Non ci sono i fantasmi. Sì, vabbè, ce n'è uno lì, ma quello è di casa. Cioè, ragazzi, tranquilli, è Casper. Ciao, Casper. Un caffè. Dovrei riuscire a fare un caffè, credo. Quindi prendiamo la tazza e la mettiamo nel caffè dispenser e facciamo un caffè. Easy peasy. Aspetta, allora, coffee. Ah, il caffè gliel'ho dato, bene! Oh, ce l'ho fatta! Il primo cliente! Dove abbiamo il latte? Eccolo qua il latte! Latte di soia? No! Perché il latte... Ecco, latte normale, noi non siamo dei soy boy! Niente latte di soia qui! Vietato! Fa male al pancino. Ok. Allora, per fare il latte ho bisogno di una... di un altro robo di caffè. Bene. Ok. Mettiamolo qua, poi ci metto dentro il latte, sì, poi prendo il tappino, chiudo, metto qua, ti sbemmo tutto, te lo do, e ora... Allora, com'è? Ma se ne va senza pagare? Signore, guardie! Stoppatelo, che cavolo, vabbè, offre la casa qui. Non credo che abbia pagato, il resto delle robe le butto nel cestino, ragazzi. No, il latte me lo tengo, perché serve... Ma ste boiatine... Boh, vado in giro con latte di soia. Così darò in omaggio ai nuovi clienti. Sì, lei! Lei ha vinto un latte di soia in omaggio. Con quale faccia me lo sta dicendo? Ma ragazzi, sono stranissimi. Quasi quasi riempiango il filtro VHS. Forse li fa più normali. No. Fatemi sapere nei commenti quale filtro preferite. Hai sentito le notizie? Ci sono più stalker in giro. Fa paura questa cosa, una donna come me, così bella! Lo capisci? Devo stare attenta. Tutti i ragazzi mi guardano sempre. Anche tu dovresti stare attenta. Grazie, dopo tutto sono un gnoccone. Beh, a dire il vero non dovresti stare attenta quasi quanto me. Ma stai comunque attenta. Grazie! Ma si guardi in faccia, signora! Beh, comunque prendo un Dark Mocha Chip cappuccino, per favore. Cos'è un Dark Mocha Chip? Torno subito! Ah! Mi scappa la pipì! Papà! Ah, Dark Mocha Chip o cappuccino, cosa voleva? Un Dark Mocha... Come si fa?
Allora, ghiaccio, caffè, latte, salsa di cioccolato e salsa di cacao. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Bisogna prima prendere il ghiaccio, in ordine. Il ghiaccio si mette dentro il blender. Credo... Ho fatto? No. Perché devo mettere il ghiaccio. Sì, ora metto il ghiaccio. Ora metto il ghiaccio, lo sciolgo. Poi ci mettiamo il latte. Bene. Poi ci mettiamo la cioccolata. E poi ci mettiamo il cacao. Non credo che l'ordine debba essere per forza ordinato come vuoi tu. Quindi questo devo mettere? Sì, sì. Signora, dovrebbe essere questo. Del latte di soia in omaggio, se lo vuole, non importa. Vabbè. Ah, non ho neanche preso il suo ordine. Comunque era quello giusto. Io gliel'ho fatto. Ecco qua. Signora, la prego. La prego. Io sono un'umile serva. Lei è la più bella del reame. È una gnocca spaventosa. Credo che sia felice, credo. Abbiamo già un altro. Chissà cosa succede se tipo do ordini a caso. Sono anche due persone. Tre persone? Oh, cavolo, non mi piace sta roba. Sembrano dei brutti criminali. Cioè, con quelle facce, sicuro. È l'esercito, ok? Va bene, potete prendere i soldi alla cassa. Tanto locale manco è mio. Cosa vuole Cin Chong Chung? Voglio una torta matcha, per favore. Ehi, hey, smettila di spingermi. Io voglio un caramello salato. Io voglio un matcha cilpuccino. Ah, dai, voi non potete mai finire i vostri drink, quindi dividiamoceli. Vabbè, dai, facciamolo. Mi faccio anche una torta alla zucca. Io mi prendo un cacao caldo. Un cacao caldo? Ma sei serio? Non ho dei soldi adesso. Dovevi dirlo prima, e dai, te ne compro uno io. Vuoi bere? Sì, ma... Ma sì, lui ha i soldi. No, no, ve lo giuro, mi va bene qualsiasi cosa. Davvero, voglio solo un latte bianco, così. Ok, qualcosa da mangiare? No, solo il drink. Oh, e dai, ordiniamo anche del cibo. Ragazzi, la mia testa, non sto riuscendo a stare via. Io ho fatto per un po' il cameriere, ma le ordinazioni non erano così. Ok, dei wafer americani. Waffles. Grazie, due di waffle. Ehi, che stai guardando? Avete sentito questo rumore? Rumore? Quale rumore? Io non lo sento. Probabilmente non è niente. Deve essere la tua immaginazione. A volte succede. Signora, guarda, ho cambiato idea. Mi dia... Hai cambiato idea? Una torta alle mele. È tutto? Sì, è tutto. Siete sicuri? Allora, ricapitolando. Quindi è la seconda, tipo un matcha cilpuccino, un caramello, un matcha, una pumpkin, un American... Giusto? Ragazzi? Wow! Non riesco a credere che ti sei ricordata tutto. Beh, stiamo aspettando. Meno male, meno male. Il buon nome del criceto, Starbucks. Il buon nome, allora dammi tu. Oh cavolo, sono tantissimi ordini. Allora, uno alla volta ce la dovremmo fare, ragazzi. Prima il cilpuccino. Il cilapuccino mi pare che l'abbiamo già fatto, quindi dovrebbe essere facile. No, non l'abbiamo mai fatto. Va bene, si può fare. Mettiamo il cilpuccino nel tavolino. Paraponsipom, paraponsipom, paraponsipom. Ehi, tutti in fila indiana, ma questi sono militari, per forza. Ok, ci ho messo il ghiaccio. Ora, oltre al ghiaccio ci voleva il latte, quindi ne ho sempre un po' da parte. Il latte poi volevano il matcha powder. Ok. E oltre al matcha powder volevano il white chocolate sour. No, volevano il vanilla. Non mi ricordo. È la panna la whipped cream, se lo sapevo prima. È buono, sembra buono, dai. Dovrebbe avere tutto, dai. Sembra vuoto. Ma usate il potere dell'immaginazione e diventerà pieno. Ok. Quindi questo è il matcha cilpuccino. Prendi qua. A lei. Ora, dai, una alla volta ce la facciamo. Ora il chiffon cake. Come si fa il chiffon cake? Chiffon cake, dai, allora non devo preparare tutto. Easy proprio. Te la metto subito. Devo metterla su un piattino? Pure? La metto qua dentro. Ok. La chiffon cake ce l'ho. Bella lì.
Ok, ora devo fare soltanto due ultime cose. Spero che siate gli ultimi clienti della giornata. Questa è valsa una giornata. Un secondo che mi scappa la Pippo. Mettiamo il latte dentro. Sì! Siumba che lo sa fare! Latte fumante! E poi quel birbante ci metto la cioccolata. Boing! Ok, ho un casino nell'inventario, ma dovrebbe essere giusto. Sì che è lui! Sì che è lui, sì che è lui, sì che è lui. Zam zam zim, zam zam zam. Barabim barabam. Dai, dai, diventeremo veloci. Caramello salato moccia? Cioè, esiste il caffè salato? Salted, perché? Ok, credo che ci siamo. Felici o scontenti? Frega niente. Hello! Al rapporto! Andate, andate. Ma andate in macchina, ve ne andate così, ve lo bevete in macchina? Meglio, guarda. La signora se n'è andata, quindi ero soddisfatta, dai. Mi chiedo se sbaglio l'ordine, se tipo non escono mai e rosicano. Beh, non se ne accorgeranno. Servo del criceto. Sì. Ehi là, salve signorino, signorone col cappottone strano. Dell'ispettore Gadget. Ecco il mio ordine. Così, poche parole, mi piace. Allora, vediamo cosa è sto ordine. A parte che sono pieno di oggetti che ogni volta devo buttare, cavolo. Latte, la ricompenserò con un criceto d'oro. Hai presente il tapino? Io do il criceto d'oro. Allora, latte, normalissimo latte. Ma il latte, devo farlo caldo o è diverso? Ah, caffè più... Ah, ok. Quindi il latte si fa con caffè più del latte, così. Si butta dentro il latte. Ok. Dovrebbe essere così il latte. E ora dovremmo avere un latte. Latte, latte, latte. Gatte, gatte, gatte. Mio. Ehi, hey, sono un investigatore privato. Hai visto qualcosa di sospetto qui intorno? Era veramente l'ispettore Gadget. Ci sono stati molti casi qui attorno di persone che hanno ricevuto violenze. Hai visto qualcosa in questo negozio? No. Chiamami se succede qualcosa. E cerca di chiudere il negozio un po' prima. Non voglio che ti metti nei guai. Pensavo che fossi tu il tizio che mi metteva nei guai con quel cappottone strano. Ora mi ha messo l'ansia. Ah, devo pulire il pavimento. Si è anche spenta la musica. Guarda, ma questo è sangue. È marmellata. Devo andare a recuperare la scopa. La scopa, secondo me, è dentro lo stanzino. Vero? Perché ci sono i tutorial? Non mi interessano. Oh, ecco la scopa. Gotta sweep, sweep, sweep. Sweepa, sweepa, sweepa. Papariparipa. Sweep, sweep, sweep. Via, mi piace vedere pulito. Cioè, non so, anche nei giochi è molto soddisfacente andare a togliere le macchie di melma. Non so, mi piace il pulito. Amo il pulito. Il pulito ti fa sentire pulito. Sweepa, sweepa, la parappa. No. 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 Non jumpscarearmi. Non jumpscarearmi. No, la scopa me la tengo. La scopa me la tengo. La devo tirare. Ah, eccolo. Salvi. Ehi, ma chi ha buttato giusto latte? Perché è pieno di latte? Oh. Boh. Guarda. Pieno di latte per terra. L'ha portato la cicogna. L'ha portato. Allora è vero che la cicogna porta i bimbi. Se anche il latte può comparire così. Vabbè, lo rimetto lì dentro, al suo posto. Vamolos! 11:15. Sono tornata a casa, finalmente. Sto pensando a cosa. Cioè, cosa è successo lì? Perché è saltata la luce? Ho molte domande, poche risposte, come sempre in questi giochi. Di nuovo a casa mia. Questa non è una casa, è una topaia, veramente. Come si fa a vivere qui? È tutto così, però devo dire paratico. Cioè, veramente poco da pulire. Devo dire che a volte una vita senza troppi casini. Cioè, io vi dico, secondo me è molto meglio vivere, soprattutto se siete da soli, in una casa piccola. Non serve una casa grande.
hai il computer. Cioè, per uno youtuber come me, ho il computer, ho tutto. E questo è il bello. Ma anche per altri lavori, cioè se lavorate fuori, bastano veramente un computer, una roba. Solo se dovete invitare tanta gente a casa. Ma si può anche uscire in posti belli con gli amici. Io la penso così. Vabbè, comunque, dai, c'è ancora il tizio? Ti prego. Signore, è ancora lì? Ah, questa volta ha preso il cellulare e se n'è andato. Quindi me ne vado anch'io, ragazzi. Torniamo a lavoro. Ok, devo correre. Devo mettere via le mie robe e parlare con i senpai. Ok, parliamo prima con i senpai. Ehi, seriamente? Sei di nuovo in ritardo. Ma dormi troppo, te. Mi dispiace tanto, mi dispiace. No, no, a me dispiace. Io non voglio che sei in ritardo. Questa è la seconda volta. Mi dispiace tanto, ieri io mi sono spaventata. Un po' di più entusiasmo aiuterebbe, non credi? Perché non chiedi a tua mamma di svegliarti prima? Guardalo, guardalo! Ma è lui il mostro, guarda che veloce! Guardalo! È il primo che lascia il lavoro. Follia pura. Guardalo! A 400 all'ora proprio. Vabbè, vabbè. Devo mettere via le robe. Dove le metto? Qua dentro, vero? Scarpe, via. Il telefono. Così non posso chiamare la polizia. Però so dove è il telefono, quindi... Sta già arrivando gente, ma dai. Davvero? Sì, è partita la musichetta. C'è un tizio... Non sembra giapponese. Sembra un cinese uscito da Chernobyl, questo. Ecco il mio ordine. È un Chad, questo. È un po' il mento da Chad. Caffè. Oh, mi piace quando partite tranquilli, che sono ancora mezzo addormentato, quindi so solo fare caffè. Caffè, caffè, mi piaci te. Guarda che veloci siamo diventati, vedete? La notte, si dice proprio la notte porta consiglio. Allora, che c'è? Ti ho dato il caffè. C'è altro che devo fare per te? Vuole anche una torta. Ecco qua. Guarda, prima o poi lei mi farà fare un whippy. Ancora un ordine! Ma stavo godendo che ne ho pochi, ma questo ne ha infiniti. Quanti ne hai? Ah. Questa me la mangio io. No, questa se la mangia il cestino. Ah! Ehi, ragazza! Grazie mille. Ho paura. Mi sembra impressionata. C'è qualcosa che non va in questo posto. E non l'ho pensato perché non sono di questo posto. C'è qualcosa in questo negozio. Forse a causa di quel ragazzo lì in fondo. Quale? 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 Forse è stata la mia immaginazione. Sei per caso perseguitata? Forse lo sono, da te! Ad ogni modo, si sta facendo tardi, devo andare. Addio! Criceto, ti prego, Criceto, voglio vivere un altro giorno. Quale ragazzo? È quello! Lei chi è? Cosa vuole da me? Non mi faccia del male, la prego. No, si avvicina molto minaccioso. Aiuto, quando lavori in Nord Corea queste cose succedono, purtroppo. Salve. No, dai, ma questi sono tranquilli, credo. Non ha ancora l'aria di un assassino. Mi dia l'ordine. Quanti? Vanilla più latte. Cosa vuol dire più latte più latte? Allora, questa è una cosa ghiacciata. E noi le cose ghiacciate le facciamo sempre con lui. È lui o non è lui? Ma è certo che è lui. Barabons. Barabos. E ora mettiamo lo sciroppo di vaniglia. Sì. Più il powder. Ora credo che abbiamo tutto, vero? Mi dica di sì. Mi dica di sì, la prego. Mi dica di sì. Sì! È andata. È andata bene. Ora vuole solo del latte. Però ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Che faticaccia. Beh, dai, almeno mi fa compagnia. Se c'ho gente in studio, ci sta anche. No? Sì? No? Non lo so. Arrivano altri clientelli. Che belli. Giovinastro, è di una band coreana. Un BTST, PTS, PTSD. Jim Suga. Jim Suga. Sei Suga? Sei Jim? Oh, sei Suga! Sei Jim! Stai impazzendo! Che ordine è? È Shoya!
Sei carina. Posso avere il tuo numero? Quello dietro che sei... Non lasciarmi! Non lasciatemi qui con questo coso. Vuoi ordinare qualcosa? Che non sia il mio numero? Il tuo cuore. Però, dovrei essere contenta, un membro dei BTS, però... Come ti chiami? Per favore, dimmi il tuo nome. Posso darti solo del cioccolato adesso? Vabbè. Ma qual è il tuo numero? Ti prego, basta! Dai, sono bellissimo, non vedi? Perdo io stesso le parole per me stesso. Sono molto popolare qui attorno e sono anche pieno di me stesso. E vuoi un calcio in cubo? Adesso è la tua chance. Gli do un numero falso e lo mando via, così facciamo prima. Sì, prendi questo numero. Ah, grazie. Ti chiamerò sicuramente. Ti ho dato il numero della polizia. Del commissariato. Arrestate sto uomo. Devo anche farti da mangiare, eh? Oh, che balle. Pensavo di mandarlo via con il numero. Caramello macchiato. Prendi, chiudi. E strappa, strappa la parappa. Eccolo qui. L'ho avvelenato. Ma dai, no, si siede pure qui. No, la prego, signor. Mi si sta già fantasticando la serata romantica mentre si addormenta in mezzo al tavolo e lo compagna. Sì, puoi andare? Puoi andare? Puoi andare? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Cosa vuole lei? E niente. Lo avrò qui a vita. Vabbè, almeno non credo che sia un... No, no, ok, se ne sta andando. Meno male. Dite che abbiamo finito con i pazzi oggi? Posso un cliente normale? Ok, no. Si è tolta la musica. E adesso devo star da solo. Porta fuori la spazzatura. Quindi la devo buttare qui. Ok. Non uccidetemi. Ok. Qua è la spazzatura. Quindi una. Questi lavori sono normalissimi lavori. Ma conoscendo la Cilla, non sono molto chill. Perché la Cilla è pazzerilla. Forse... Ah, devo usare il panno. Ok, il pannolotto qui. Quindi, tieni premuto. Potto. Oh! Qualcuno mi ha fatto una foto da stalker. Stai scherzando, spero. Stai scherzando. No, ragazzi. I vicini fanno un baccano oggi. Questo mi stalkerà. Non si è nascosto. Vabbè che la mia casa non puoi nasconderti, non puoi. C'ho paura adesso. Oh cavolo, proviamo a tornare. C'ho paura adesso. Ah! Pazza! Dove stai andando? Cielo, i giovani quest'oggi. Che da grande tu non chiedermi il numero, eh? Ma è nudo sto bimbo. Ecco, con sto tempo lo manda in giro nudo. Mamma mia, quasi investito sta donna. Mi ha fatto prendere un colpo. Oh santa cielo, qua che cosa c'è? Basta. Basta gli pazzoni. Andiamo là. Sono ancora in ritardo, e non è colpa mia. Mi ha quasi investito un passeggino volante. Qualcuno mi sta guardando. Qualcuno mi sta guardando. Ed è sempre stato qui. Da quando gli ho dato il telefono. Furia cavallo del West. Dov'è il capo? Devo parlare con il senpai. Dov'è il senpai? Oggi è il tuo ultimo turno. Ho una domanda. Hai strani clienti qui la notte? Sì. Comunque non preoccuparti. Mandali via quando arrivano. Concentrati sul tuo lavoro, ce n'è molto da fare. A dire il vero, ho paura di essere seguita da qualcuno. Ma non dirmi, c'è qualcuno interessato ad una tipa come te, eh? Beh, guarda che verrò volando se ti succede qualcosa. No, tu vieni correndo come Sonic. Aiuto, tu sai solo andartene alla velocità della luce. Allora, mettiamo il telefono qui, anche se è meglio che me lo tengo in tasca, ma questa è scema. Vabbè, vediamo un po'. Abbiamo un'altra giornata di gente normale. Già questa... Oh, vedi. Le tre gemelle siamesi. Una tripletta. Aspetta, ne abbiamo una quarta. Mi sa. No, è l'auto del tizio. Mi dispiace, andare in bagno. Puoi prendere un macchiato per me? Ok. Vogliamo una torta, dei churros, un caffè e anche un po' di crema sopra. Ma mangi così tanto? Lei è quella un po' più spessa. Ecco.
Ecco perché sei grassa. Pagate separatamente? Paghiamo assieme. Prendo anche un matcha cappuccino. Cosa? Un cilappuccino? Non... Ma tu sei seria? Lo sai quanto freddo è adesso fuori? Starò bene. Dove è andata Ma? E che Mari cosa voleva? Non voleva un macchiato? Hai detto che voleva un cilappuccino. Ma si prenderà un raffreddore. No, non se lo prenderà. Lo sa, io starò bene, ma Mari no, perché tu hai il pelo. Vabbè, niente ragazzi, qua body shaming nel mio locale, no. Hai sentito quello che ha detto prima? Sentito cosa? Un caramello macchiato, caldo per piacere. Ok, un caramello macchiato, caldo. Tanto per fortuna me li hanno scritti, quindi questa volta mi sono sognata tutto. Partiamo dai dolcetti, se ci sono. E allora, devo prendere un coso alle fragole. Eccolo qua, buono lì. Zappata zippete, zappata zoppoto. Zappata zumpate. Devi speedrunnarlo sto gioco. Mamma mia, mi trovo sempre con robe nell'inventario. Manderò in fallimento locale a forza di buttare robe dentro il cestino gigante di valore. Ci vuole del latte, poi ci vuole il matcha powder, perché il cilappuccino si fa così, e poi il whipped cream, se non sbaglio. E dovremmo avere un cilappuccino, anche se è... non so se devo darglielo così. Speriamo. No, non va bene. 1 hour later. Sì, sì, ce l'ho fatta. È stata veramente servire. Quando arrivano così tante è un casino per la mia mente gestirle tutte. Perché fossero normali, ma... Grazie, ti ripagherò dopo. Ok, grazie. Oh, è arrivato un tizio, oh. Guarda quel tizio, guarda quel tizio. Tutto buggato, sta glitchando. Sta glitchando sto qua. Questi sono spacciatori. Cioè, parlano anche di robe strane. Loro stanno parlando che c'è uno stalker. Lo sento respirare da miglia. Parlano sempre che c'è una persona fuori. Io ho paura, lei che cosa vuole? Un latte per favore. Un latte sono 370 yen. 370 euro. 370 yen. Vediamo, 4, 5, 6, 7 e 100 yen. 1, 2, 2 da 100 yen per 270 yen. Non ce la faccio. Allora niente. Forse avrò fortuna la prossima volta. Pago io il resto. Ma... devi essere un buon samaritano. È quello che ha detto sempre mio padre. È freddo lì fuori. Quindi bevi qualcosa di caldo, va bene? Per qualcuno come me. Non menzionarlo. Oh, grazie al cielo. Oh, ad ogni modo, hai visto dei fantasmi qui attorno? No. E spero di non vederli. Ho capito. Allora spero che ti vada tutto bene. Ma che sta dicendo? Non lo so! Tu sei l'unico normale, ti prego, rimani qui, ti pago, fammi la bodyguard! Deve essere lo stress della povertà. Ah, povero. L'hai capita? Mi dispiace. Io prendo un latte vaniglia. Vabbè, dai, lui è l'unico buono. Dovrebbe difendermi. Poi sono sempre quelli buoni che magari sono i pazzi. E ovviamente l'inventario pieno di melma. Questi sono bravi ragazzi, perché vedete, quando fai così e poi ti prende il latte, lo butti, fai così, lo prendi proprio qui, ci prendi il latte, lo butti dentro e poi ci metti lo sciroppo di vaniglia. Zimpa. Ormai veramente le ho fatte tutte, gli ho fatti tutti gli ordini. Tutti li ho fatti. Grazie ragazzi, a mai più, arrivederci. Che non capisco, cioè finora ho regalato, non ho visto soldi entrare in cassa, non ho sentito il dling dei soldi. Oh no, devo di nuovo cosare i tavoli. Devo cosare, come si bussano i tavoli? Toc toc! Lasciatemi bussare i tavoli. Lasciatemi bussare i tavoli in pace, ok? Ne manca solo uno. Bussalo. Ok. Che succede? La TV. C'è un tizio qui fuori. Per fortuna ho le telecamere di sicurezza. Ma vediamo. Ma vediamo. Chi è lei? Era qui. Era qui. Aspetta, c'è qualcosa qui. Un testo creepy? Il primo giorno in cui ci siamo incontrati, sì, al Cilla, lei mi ha sorriso, proprio come un fiore. Ogni volta che la incontro, il mio cuore inizia a battere. Non l'ho mai sentito così prima. Io mi chiedo
se lei faccia sorridere tutti come faccia sorridere me. Oh cavolo, no. Ho uno spasimante, non dirmi che è quello del telefono. Secondo me si è fissato con me. Cos'è sta roba? Il latte che cade. Sono le foto. No, questo continua a stalkerarmi, questo è pazzo. Ha messo pure un cacciavite, la foto è una cacciavite. Lui si prende il latte da me, se lo beve, se lo slurpa, si lecca ogni dito. Aiuto. C'è una lettera, di nuovo! Io so come trattarla. Dopo sua mamma e papà, io sarò quello giusto. Lei mi ha parlato, ha preso il mio telefono e me l'ha dato. No, il tizio del telefono! Era quel pazzo! Ora la amo. Oggi è il nostro anniversario. È già passato un anno da quando gli ho dato il telefono. No, no, no. Perché gli ho dato il telefono? Perché gli ho dato il telefono? Perché? Se non raccoglievo quel telefono e andavo al lavoro non sarebbe successo nulla. Adesso tipo neve. Neve che non si capisce niente. Stiamo cadendo. Non voglio cadere come un fiocco di neve. Voglio solo andare a casa. Ma devo andare al lavoro. Dimmi che questo tizio non è qui e continua ad osservarmi. Meglio che vado in macchina. Veloci, veloci, veloci. Cosa? La macchina non parte. Devo prendere l'autobus. La manomessa. Oh no. Dove lo prendo l'autobus? Sull'autobussolo, sull'autobussolo. Per di qua. Devo uscire dalla zona Palazzis. Eccolo qua, la fermata. Ok, aspettiamo l'autobus. Dai. Ok, siamo arrivati vivi. Soprattutto questa è la parte importante. Perché vivo voglio stare ancora per un giorno. Lei chi è? Tutto bene, signore? A parte che devo aspettare ogni tipo stazione. Si è letteralmente teletrasportato nell'autobus, ma questo è lo stress che mi fa vedere queste cose. Sì, perfetto. Quando non bevi caffè la mattina, purtroppo, mi batte il cuore perché ognuno di loro potrebbe... Salve! Sì, anch'io le voglio bene. Ma sono davvero così gnocca? Non lo so, se sei donna in questo mondo non c'hai speranze. Oh! C'era il tizio, era nell'autobus con me. Senpai! Scusa il ritardo, senpai. Scusa il ritardo. Senpai, dov'è il senpai? Non c'è il senpai. Non c'è il senpai. Intanto metto via le robe, senpai. Senpai. Porca vacca! Ah! Oh cielo! Mi hai spaventato a morte! Lasciami da solo quando sono in bagno! Santo cielo! Vai al lavoro! E il senpai se ne va. Lui lavora di... Salve! Ah, adesso devo lavorare pure qui. Bene, dai, più semplice. Nonnetto, cosa vuole? Ha bisogno di un caffè? Glielo leggo negli occhi. Bene, grazie nonnetto. Wow! 100... Hai visto, signor? Signor, hai visto come è partito quel nonnetto? Ma quello farà un incidente, eh? Stiamo attenti. Vabbè, signor, me dica. Che devo fare io adesso? Ah, è arrivata una signor. Ma perché c'è sto tizio che... Aspetta! Signora, mi dica. Vorrei un tè! Grazie, uno di quei wafer. Quello è venuto solo a guardarmi. Un tè e un wafer. I tè e i wafer qui sono buonissimi. Li prendo sempre. Sono contenta che le piacciono. No, grazie a te per servirli. Anche a mio figlio piacciono. Sei tutta sola? Ti do questo se vuoi. È un rosario. Manda via i demoni. Lo dovresti tenere. Beh, dai, buono. Oh, tranquilla, ce ne ho comunque tanti a casa. Ah, in queste giornate, così conveniente comprare roba via telefono. Siamo tutti bravi, io sono una boomer. Magari se lo tengo nell'inventario sblocchiamo la good ending. Allora, abbiamo green tea e America vaffanculo. L'America vaffanculo, sempre quello. L'abbiamo finito? No. Allora, nuove ricette, nuove avventure. Si fa così. Ok, e il matcha powder.
Che non so cos'è sto matcha. Però gli esperti di Starbucks lo sapranno. Il matcha... Cioè l'ho già sentito, esiste il matcha. Ma non mi ricordo di averlo preso. Vabbè, comunque... Ci siamo? Sì che ci siamo. Sì. Pregherò per lei, signora. E lei preghi per me. Ricetto. C'era un tizio che mi guardava prima. Non mi piaceva questa storia. Ho tutte queste famose VIP che vengono da me. È una idol. Sorella, sei proprio carina, eh? Sei una modella per caso? No, niente in particolare. Oh, che spreco. Mi dispiace. Ma dovresti usare il tuo stile. Vuoi che ti introduco al mio ufficio? Dammi il tuo numero. No, non mi piace questo genere di lavoro. La trota non la voglio fare. E poi a casa apro un OnlyFans. Vabbè, a me non importa se dopo la tua vita varrà rotoli comunque. Io sono famosa, bella. Comunque mi prendo un caramellato salato. Sì, salata come te. Caramellato salato. Mi viene qua questa falla padrona. Cos'hanno sta gente? Io cerco solo di fare il mio lavoro. Sono stato gentile con tutti. Ha preso anche quello più difficile. Mamma mia, se ti do una sberla. Caramella zenna chocolate. Ok, dai, ce la posso fare. In questo big brain ci sono ancora energie da vendere. Manca solo la cioccolata, che non te la meriti. Ti devo mettere un po' di sale e basta. Ecco qua, il più difficile, ma l'ho fatto perché sono brava e so fare il mio lavoro. Sono migliore, dillo a tutte le tue colleghe. Da chi ti ha servito? Ti sei fatta servire da una gnocca incredibile, brava, assurda, la padrona. Ah! Ragazzi, non è colpa mia, sono diventato tossico dopo che ho visto sti clienti di Melma. Veramente, c'è gente che non dovrebbe avere il patentino della vita. Cioè, maleducati, ma in un livello atomico. Dai, spero che questo sia l'ultimo, che oggi non ho tanta voglia di lavorare. Tizio... No! No, signor! Signor, perché? Perché d'inverno? Signor, perché di... Io cambio vita. Ehi, 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 è così caldo qui fuori. Io prendo un caramello cilapuccino. Signore, potrebbe mettersi dei vestiti e non fare una scenata? Guarda che chiamo la polizia. Codice penale 174. Guarda che conosco bene la legge. Sono un ragazzo, quindi posso. Codice penale, articolo 174. Una persona che fa un incidente in pubblico deve essere punito con la prigione fino a 6 mesi. Quindi, in questo caso, non ho una pubblica indecenza. Sei indecente? Sì che sei indecente. Ho il sospetto che lei usi anche droghe. Vabbè, vado a casa. Alleluia, almeno per fortuna ho trovato quello pazzo, così non gli ho dovuto. A me va bene tutto, basta che non servo caffè, che è la parte più noiosa. Odio servire caffè, ok? Perché mi avete preso. Ok, ora finalmente. Pensavo, vabbè, se era quello il pazzo potevo anche tenerlo circa, tanto non farebbe male. Cioè basta una sberla, volavo sul muro. Ok, andiamo a buttare fuori la spazza. Spazza spaziale. Ok, devo pulire anche il lucesso. Puliamo il lucesso della cacca del mio capo. Lucesso lo pulisco così. Ok, non venirmi alle spalle. Ok. Allora? Non c'è nessuno, vero? No! Non posso. Oh, oh, oh. Sì? Che vuole? Vuole un ordine. Così lo prendi. Vuole un latte. Ok. Non uccidermi però. Ti faccio il tuo latte. Questa è una rapina. Latte di soia, no. Mi ucciderà se lo do di soia. Dove è andato? Qui. Non si vede perché è un ninja. Aspetta, è sbagliato il latte così. Poi si prende questo. E si mette questo. Poi si prende questo. E si mette questo. E poi si dà questo. È contento? Quanti siete? Ho 32 secondi. Ma stai scherzando? Tutti che vogliono del latte, ma non ho tempo.
Questa cosa non si può fare. È illegal. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Non ce la farò. Meno uno, meno uno. Scusate se ho sbagliato. Scusate se ho sbagliato. Riaccendi. Non si accende. Scusate. Niente, sono morto. Oh! Devo fare il latte in tempo. È stato un incubo, è stato. Ah, era la sveglia. L'ho sognata sta cosa. Ero a letto, meno male. Oh, cavolo. Che panico. Speriamo non ho... Adesso non ho preso il finale cattivo. 12 del 17. Ancora che mi guarda. Guardami. Sono lì e lui mi sbirciava tutto il tempo. Oh, non può continuare così. Cioè, va avanti da troppo tempo sta storia. Eh? Andiamo, dai. Andiamo. Andiamo a casa. Andiamo. Basta. Oh! C'è qualcuno che mi sta seguendo. Lo sento. Ma io non voglio stare lì ad aspettare e chiedermelo. Devo andare al lavoro. Subito, subito. Non aspetto niente. Sentivo uno che scendeva le scale. Sono qui, capo! Capo! Dove sei, capo? Perché sta porta è sempre chiusa, poi? Il capo non c'è... Oh! È l'investigatore! Quindi i miei sospetti erano veri. Sono contento che mi hai contattato. Chiamare la polizia non aiuterà. Tutto quello che fanno è lasciare le robe intorno e arrivano quando il fatto è già successo. Ed è per questo che esistono persone come me. Guarderò intorno e vedrò se posso darti una mano. Grazie mille. Secondo me dobbiamo guardare la stanzetta segreta qui. Questa stanzetta segreta mi dice qualcosa. È sempre stata lì. Il mio telefono è qui. Arrivano dei clienti. Un'altra... Cos'è? Vestita anche questa investigatrice privata. Tutti investigatori di sto cacchio. Le gemelline, le gemelline. Cosa succede oggi in questo locale? È la giornata di una foto? O dovete fare una foto al locale? Ah, no. Perché? Sai, ho visto qualcuno qui fuori prendere delle foto. Ehi? Stava prendendo delle foto di questo negozio? Sì. Del negozio e anche di te. Oh, cavoli, avrei dovuto farmi il trucco. Queste hanno parlato troppo e non hanno fatto argomenti neanche tanto interessanti. Però la cosa importante è che c'è qualcuno che mi sta facendo le foto. E dove me le sta facendo? Dove me le sta facendo le foto? Quasi fatto. Mi hanno veramente messo all'angolo. Chocolate chilla puccino. Vediamo, chocolate. Chocolate sauce. Oh, signore, veramente. Che piaga. Che piaga. Liberiamoci. Voglio l'inventario vuoto. Quanto ho dovuto sopportare oggi? Che ricettino? Che dici? Andiamo in vacanza? Abbiamo fatto abbastanza soldi? Abbiamo fatto abbastanza soldi, guardali. Ecco. No, di nuovo la signora. È quella col bambino. È la signora con l'abortino. No, la signora con l'abortino. No. Lei non può entrare qui. Lei non può entrare. Trapassa. È lei il fantasma. Non mi aspettavo di vederla qui. Come sta il botolo? Dov'è il botolo? Neanche parla. Che succede? Vabbè. Caramello mocha. Caramel soup e chocolate sauce. Dovremmo esserci, signora. Dovremmo esserci, grazie a lei. E non dia il caffè al suo bambino, che sennò quel passeggino andrà a 400 all'ora. E poi stanotte nessun dorma. Il bambino che... No, i bambini non possono bere caffè. Non gli fa bene. Sono già iperattivi, non so cosa succede davvero se gli dai un caffè al bambino. È una nonnetta. Salve, nonnetta. È strano. Signora? Oh!
Mi dispiace. Dammi il solito. Qual è il solito? Strano, secondo me, perché ha visto il tizio, vero? Ha visto il tizio. Il solito sono 3000 robe. Allora, salted caramel mocha. Salsa di... troppo caramello. Troppe caramelle mi mangiate. Ok. Il solito, signora, il solito. Ehi! Perché stai riparando l'antenna del negozio a quest'ora? Antenna? No, signora! Perché? Ho visto qualcuno sul tetto! Cosa? Non dovrebbe esserci nessuno sul tetto. Potrebbe essere l'investigatore. Forse dovrei guardare. Poteva essere l'immaginazione mia! Ad ogni modo, grazie per il drink! C'è qualcuno sul tetto. Devo andare a controllare. Devo andare a controllare. Prendo la scala subito. Subito. Usa la scala. Vediamo se posso andare qui. Qui credo che possa andare. Metti la scala, andiamo di sopra. E vediamo che succede. Sì, c'era qualcuno qui. Ah? Vai giù, sì. Vediamo. Dove sono? No, è la stanzina segreta dietro! E c'era una banana e del latte! Mi spiava da qui, mi spiava! Che maledetto era qui! Mi spia... vive con me! Devo chiudere il negozio. Veloce! È un pazzo quello. È un pazzo. Chiudi la porta, sì. Ora posso aprire la porta. Ok. Come chiuso? Devo andare a chiudere il negozio. Veloce. Allora, per chiudere il negozio prima devo prendere tutto e buttarlo nel cestino. Tutto quello che c'è qui. Prendo tutto. Che spreco, ragazzi. Ma datelo a me. Che spreco di cibo. Però è l'unico modo. È l'unico modo. Devo liberarmi. Non le avrà nessuno, nemmeno il pazzo ste robe. Ok. Guardate il mio inventario pieno di... aiuto. Che tedioso lavoro. Ok. 12 su 13. Qua ci devo mettere dentro i soldi. Devo scannerizzare le cose. Dov'è la cassa? Tira fuori i soldi. Perfetto, mettiamoli dentro. Ok, benissimo. Tutti nel... ok. Ora dobbiamo usare lo scanner per mettere le cose che sono qui e toglierli. Simbole! Simbole! Ok. Queste sono le ultime due. Che ansia. Ok, abbiamo fatto tutto. Ora posso chiudere. Chiudiamo. Bene. Porca vacca! Fuori, fuori. È chiuso. È chiuso. È chiuso. Maledetto stalker. È chiuso. È chiuso. Guarda che pazzo. Guarda che pazzo. Lui viveva con me. Viveva qui. Devo trovare il modo. Devo prendere la scala. Io prendo la scala adesso. Vado sul tetto. Scappo sul tetto. Con cosa mi ha picchiato? Aiuto. Oh, porca vacca. Riproviamoci. Dio santo. Ok. Ok. Devo fare un altro modo. Devo andare da dentro. Ah, la metto qui. Ok. Sì. Ok, sono su. Prendi un... perché ho preso un mattone? Ha già ucciso l'ispettore. Ha ucciso l'ispettore. È qui con la mazza. Che mi aspetta? Gli lancio un martello in testa. Il mattone gli tiro. Sbammiti. Fatto fuori. Sbattuto a gonfie vele. Come piace a me. E lo stalker non c'è più. Tiè. Ce l'ho fatta. Bene, chi la fa l'aspetti. Era un matto quello, era. Ho ucciso un uomo. Quando ho preso di nuovo il mattone, quell'uomo mi ha guardato. Se non l'avessi tirato, mi avrebbe ucciso. Io. Era terrificante. Non voglio conoscerlo, ma perché lui? Non ho avuto scelta. Non volevo ucciderlo, ma avevo paura. Sono corsa alla polizia. Ho detto alla polizia tutto quello che è successo. La polizia mi ha portato alla scena. E l'uomo non era più lì. Non c'era più nessuno. La polizia mi ha portato a casa e mi ha detto di lasciare il resto a loro. E sono tornati ad investigare. È tutta finita. Sono stanco di quello che è successo. Ora voglio solo stare a casa. In pace. Wario! Che roba. Che droga di gioco.
Aiuto. E adesso? Ehi, aspetta, ma il cavo funziona ancora male. Dovrei chiamare il proprietario. Non c'è nessuno? Dov'è il mio telefono? Oh oh. Non mi dire... Adesso è il tizio. Vai fuori. Un altro telefono. Perché? Viene da lì. Andiamo dentro. Devo uscire dall'appartamento. Ok. Di nuovo mi perseguita sta cosa però. Please. Guarda che ho studiato judo dopo quello che è successo. Ok. Tutto bene? Tutto bene? Io l'ho ripreso il mio telefono. Che ci faceva lì? Forse è meglio che chiamo la polizia. Forse è davvero meglio che chiamo la polizia, guardate. Torno a casa e chiamo... Perché è tutto spento? Non mi ricordavo di aver spento la luce. Che cavolo? Ok. Chiamiamo la polizia. No! L'armadio si sta aprendo. Signora! Ma è ancora lì! È ancora lì! Che stalker! Non gli è bastata una mattonata! Oh no! Oh no! Che gioia! Mi aspettavo un lieto fine! Ci ho servito... Ho servito caffè una vita clienti di Melma, eppure sono morta così! Ma che vita di M! Ragazzi, questo era tutto per Caffè Simulator. Veramente, non so... Non sto giocando, ultimamente non sto giocando. Sto lavorando! Sto lavorando, lavorato. È un vero horror, perché ti spaventa. Questi sono i giochi che ti mettono sempre l'ansia. Non servono tanti spaventi, tanti jumpscare. Ne bastano pochi, ma fatti bene. E questo gioco li fa. Bene, vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi!